Dolcetto scherzetto, alcol test, una raffica di controlli della Polizia Municipale nelle strade retine nella Notte delle Streghe. Nella serata di Halloween la Polizia Municipale ha infatti presidiato le strade cittadine allo scopo di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche da parte di minori e garantire così la sicurezza stradale. Sono stati predisposti i controlli straordinari di agenti in borghese presso gli esercizi pubblici e gli esercizi di vicinato che vendono bevande alcoliche. Inoltre due pattuglie hanno presidiato il territorio per controlli mirati alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza. In seguito alle verifiche, due locali sono stati sanzionati per vendita di alcolici a minori. Come anche un esercizio di vicinato che vendeva sostanze alcoliche oltre la mezzanotte. Nei confronti di due locali scatterà anche la chiusura temporanea, in quanto già sanzionati per lo stesso motivo. Inoltre, decine di conducenti sono stati sottoposti a controllo con alcol test, un risultato positivo e gli è stata ritirata la patente con decurtazione di 10 punti ed è scattata anche la sanzione di 531 euro.